Buonasera amici, ben ritrovati. Mezz'oretta più tardi rispetto a quello che erano le previsioni di palinsesto, perché l'Italia fa soffrire ancora qualche attimo prima di poter rifiatare, perché l'Austria si è rivelata molto, ma molto più ostica del previsto. Se volete, l'Italia al primo ostacolo vero si è dimostrata un po' troppo più debole di quello che si credeva, ed è 3-1, no? Manca poco per la doppietta di Federico Chiesa, sarebbe stata la chiusura definitiva della partita, alla quale mancano meno di 60 secondi di gioco. Lo studio di questa sera è formato da Gianni Ceccarelli, ciao Gianni, ben ritrovato. Ciao Giorgio, buonasera a tutti. Michele Tossani, lagabbiadeorico.com, professore, buonasera. Buonasera, un saluto a tutti. Ovviamente, cose importanti in ballo, opinionisti importantissimi. Raffaello Paloscia, Roberto Galbiati, ciao ragazzi, ecco, guardate qua, questo contropiede Italia con Chiesa che va in area di rigore, spalla contro spalla, tutto regolare, niente di problematico. Ciao Roberto, ciao Raffa. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ovviamente io non faccio più conduzione se non c'è anche Greta Beccaglia ad aiutarmi. Ciao Greta. Ciao Giorgio, come sempre per interagire con noi a tutto gol @toscanatv.com tramite SMS e WhatsApp al 342 1971 871. Mancano 3 secondi alla fine di questa partita, che Raffaello Paloscia, è stata molto più difficile, molto merito dell'Austria o molto demerito dell'Italia? 50-50. Ti aspettavi una partita così? Mi aspettavo una partita difficile, perché l'Austria è sicuramente la squadra più forte incontrata in tutta l'era Mancini, e infatti la partita non regolare era finita a reti inviolate. È stata una vittoria della panchina azzurra. L'Italia ha dimostrato di avere una panchina, cosa che non aveva l'Austria, tant'è vero che l'Austria nei 90 minuti ha fatto solo una sostituzione. Roberto, le scelte sia di partenza che di gestione di partita da parte di Roberto Mancini, mi pare, lo dicevamo durante lo svolgimento della gara, non ti hanno entusiasmato? No, io i cambi secondo me erano giusti, però sono stati fatti un po' in ritardo, soprattutto quello di Locatelli, ma anche quello di Chiesa. Finita, Italia ai quarti, si batte l'Austria per 2-1, domani sera tra Belgio e Portogallo uscirà, se non ricordo male, la nostra avversaria, che vuol dire che già venerdì 2 luglio l'Italia se la giocherà per l'accesso alle semifinali oppure no. Scusa Roby, vai. No, dicevo, i cambi giusti però in ritardo, come si diceva prima anche quando eravamo qui a vedere la parità. Il cambio di Locatelli e di Chiesa l'avrei fatto prima, perché secondo me Verratti è un ottimo giocatore, però tocca un po' troppo la palla e ci voleva uno come Locatelli in una partita del genere, secondo il mio parere. E poi direi che Mancini ha tirato fuori poi dal cilindro Pessina, che in questo momento qui forse con Locatelli e Giorgino sarebbe forse il centrocampo titolare di questa squadra. Ecco, Michele Tossani, tu che sei il nostro professore non solo di filosofia, non solo di filosofia ma anche di tattica calcistica, è arrivata già il momento di scegliere tra Verratti e Locatelli? Ma secondo me sì, perché comunque sia, quando fai questi tornei giochi poche partite in pochissimi giorni, perché se arrivi fino in fondo hai giocato 7 partite, devi trovare velocemente un assetto, e se un giocatore in questo momento è più in forma o sta meglio di un altro, deve giocare lui, se no si rischia di fare come è successo tante volte, che o per riconoscenza verso quel giocatore o perché ci si aveva quest'idea di dover puntare su lui invece che su quell'altro, si rischia di mandare tutto all'aria. Insomma, nel 90 uscì Schillaci e si mise in campo. Cioè, chi è pronto in questo mese qui deve giocare, e gli altri devono aspettare. Io, più che il cambio Locatelli-Verratti, è stato decisivo il cambio di Pessina. Pessina è la rivelazione azzurra di questi europei, sicuramente. Entra, fa gol, quindi come puoi farne a meno ora, d'ora in avanti, di questo ragazzo?
Gianni, chi ha vinto stasera? Mancini o la squadra? O i singoli? No, tutte e due, la squadra di Mancini. Non è stata, questa non è, la squadra, è la squadra di Mancini questa? È la squadra di Mancini, però... in una competizione dove ora c'è dentro e fuori, dove vai a affrontare anche avversari molto più, probabilmente anche più forti, stasera una molto ostica, nonostante le attese si aspettava una squadra, un'ansia diversa. Però credo che stasera la squadra messa da Mancini nel primo tempo ha dimostrato che, ora, al di là di Verratti, Locatelli, Pessina, Barella, ha dimostrato che non può giocare con Jorginho, Barella e Verratti insieme, non può giocare, non riesce a esprimersi, diciamo, come meglio sa. Di conseguenza, probabilmente nella partita ora che ci sarà venerdì prossimo, delle scelte ci saranno, però se non ha scelto la formazione titolare migliore, diciamo, però dopo si è riuscito a correggere a gara in corso con le sostituzioni, perché le sostituzioni poi gli hanno fatto vincere la partita. È chiaro che, andando avanti, anche i giocatori acquisiscono maggiore autostima e maggiore forza, e si spera che ora venerdì di rivedere un'Italia diversa sul piano del gioco e sia un attimino più concreta di quello che è stato stasera. Andiamo a vedere le pagelle di Raffaello Palocci. Volevo dire che si è vista stasera anche qualche crepa difensiva, soprattutto da parte dei centrali. Acerbi è una cosa, Chiellini è un'altra, dici tu. Esatto, l'assenza di Chiellini stasera si è vista, e fra l'altro l'Austria aveva un centravanti, Arnautovic, che è stato forse il migliore in campo, direi. Quindi Mancini, ora che dovrà incontrare o il Portogallo o il Belgio, squadre che sono largamente superiori anche alla buonissima Austria vista stasera per 90 però minuti. La sensazione è che sia il Belgio che il Portogallo siano più adatti al nostro modo di stare in campo che non l'Austria. L'Austria l'Austria l'ha vinta soprattutto sul piano del combattimento fisico. Sul piano fisico l'Italia ha giocato un buonissimo primo tempo, nella ripresa invece è venuta fuori l'Austria e l'Italia è stata in difficoltà. Vorrei, prima delle pagelle, vorrei aggiungere un'altra cosa. La dietrologia dimostrata da certa stampa nei confronti dell'arbitro. Ho letto delle cose ignobili sull'arbitro inglese che sembrava che l'Italia avesse perso in partenza perché c'era un arbitro inglese. E con lui non avevamo mai vinto, La storia dice che con lui non avevamo mai vinto. Non avevamo mai vinto, ma stasera se c'è una squadra che può lamentarsi dell'arbitro, casomai è l'Austria, che si è vista annullare un gol e negare un rigore. Poi Si deve lamentare forse è l'Italia. Il VAR ha dimostrato che l'Austria forse è l'Italia. Il VAR ha dimostrato che c'era fuori gioco di tutte e due le azioni. Sì, ma credo però, che forse stasera a lamentarsi è più l'Italia dell'Austria sulle decisioni dell'arbitro, Raffaello. Però ragazzi, ci sono state delle decisioni dell'arbitro tornati, discutibili, sui cartellini soprattutto. Bravo. Tornati indietro di 50 anni con quello che ho letto su quest'arbitro. Pagelle di Raffaello Paloscia per quest'Italia, poi ci tuffiamo nel mare agitato delle onde viola. Donnarumma 7. Di Lorenzo 6,5, Bonucci 5,5, Acerbi 6, Spinazzola 6,5, Barella 6, Jorginho 6,5, Verratti e Berardi 5,5, Immobile 6, Insigne 6,5. Quanto hai dato Pessina? 7? 7 Pessina. 7? Sì, 7. Locatelli 6,5, Belotti 6, Chiesa 7, Cristante senza voto 7 a Mancini. Da cosa parti per spiegarci i voti? Che i migliori sono stati i due giocatori entrati. Posso farti una domanda polemica? Anche due. Perché 7 a un allenatore che, stando all'analisi di tutto lo studio, ha sbagliato le scelte iniziali? Perché, ripeto, nel primo tempo si è vista una buona Italia.
Ha ragione Roberto, l'errore di Mancini è stato nel fare il cambio, i due cambi a centrocampo e anche all'attacco, perché Berardi oggi non era in giornata, mentre invece Pessina e Chiesa, appena entrati, hanno segnato i gol decisivi. Quindi Mancini può aver agito in ritardo, ma i cambi li ha fatti, ha vinto la partita, ha continuato la sua imbattibilità, anche se ha perso l'imbattibilità difensiva per il gol segnato. Anche questo su un'incertezza di Bonucci, direi. No, era Giorginio sul palo. Era Giorginio, non era Bonucci sul palo. Si è staccato Giorginio del 2-1. Michele, dal punto di vista degli allenatori, concordi con il 7 Mancini o saresti stato più parco? No, secondo me Mancini male oggi, perché comunque... Male quanto? Alla fine, da sufficienza stiracchiata, perché il tiro non l'ha passato. È vero che voi professori moderni date i giudizi e non date più i voti, però trasformati in un professore antico. Ci sono ancora i voti. No, io gli darei 6, non più di 6. È vero che ha fatto i cambi, però li ha fatti tardivi, ha letto male la partita. Anche la formazione iniziale, come si diceva, non ha convinto, non ha convinto prima che iniziasse la partita, poi la partita è stata una conferma. Meglio Foda, secondo me, non me l'aspettavo, perché comunque è un CT, poi tutto il mondo e paese anche lì molto, molto contestato, anzi forse addirittura rispetto alla prima partita ha cambiato anche sistema di gioco, sembra, per l'insistenza di Alaba, di qualche pezzo grosso dello spogliatoio austriaco. Secondo me, insomma, era una votazione alla fine un po' generosa, che guarda il risultato, però secondo me bisogna vedere anche a come ci si arriva al risultato alla fine. Gianni, voti? Allora, non ti vedo soddisfatto della partita dell'Italia. Io avrei dato massimo 6 a Insigne. Anche altri voti. Massimo, perché il primo tempo, cioè, ormai ha questo modo di fare, di giocare, che cerca sempre di mettere la palla a rientrare da sinistra verso destra, continua sempre imperterrito, e stasera non è azzeccata. E, ripeto, inizialmente l'Italia non ha giocato bene stasera. Che ti frega, sei qualificato? Certo, no, la moglie dice che quello che conta alla fine è sempre il risultato, ci mancherebbe altro. Però stasera contro un avversario stasera che comunque era più che abbordabile, sei andato in difficoltà. Loro l'hanno messa sul piano dell'agonismo, e naturalmente probabilmente Mancini la squadra si aspettavano un calo fisico che non c'è stato, un pochino c'è stato nei tempi supplementari, e lì qualcosa l'Italia è riuscita a fare, però ripeto, stasera mi aspettavo sull'aspetto della prestazione qualcosa in più. Poi quando affronterai squadre più importanti, probabilmente a quel punto il risultato conta ancora. Torno a ripetere, Mancini sa di avere una buona panchina e l'ha sfruttata. L'Austria ha fatto entrare 4 giocatori nei tempi supplementari, ha dovuto giocare per 90 minuti quasi con gli stessi giocatori, perché non possiede riserve all'altezza dei titolari. Mancini sa di avere degli ottimi giocatori in panchina, li ha utilizzati, anche se, torno a ripetere, do ragione a tutti quelli che hanno detto che l'ho fatto un po' in ritardo. Ora c'è da discutere, casomai, se Verratti dovrà essere confermato. Verratti è un grande giocatore, ma ha attraversato un momento fisico soprattutto molto molto brutto, e si vede chiaramente anche in campo, si è visto. Roberto, tu credi che la mancanza di brillantezza vista nell'Italia stasera sia stata provocata dal fatto che per la prima volta hai trovato di fronte una squadra tosta, o è questa la cifra dell'Italia? No, io credo che il problema dell'Italia oggi sia stato che hai incontrato una squadra che ti ha tolto spazio in fase offensiva e soprattutto profondità negli attacchi, e noi andiamo un po' in difficoltà perché non abbiamo una squadra che giocatori forti di testa, che se vai sul fondo li butti dentro queste palle e ti saltano di testa come hanno fatto pure nel secondo tempo supplementare loro. E noi abbiamo trovato una squadra che si è chiusa molto bene, e noi abbiamo trovato difficoltà.
quando non riusciamo a farne l'uno contro uno e a saltare l'uomo e l'avversario come uno contro uno, ci è riuscito nel primo tempo una volta Spinazzola, due volte Spinazzola, poi per il resto di qua Berardi non ha mai saltato l'uomo, diventiamo, andiamo in difficoltà. Allora, prima di entrare nel mondo della Fiorentina, perché anche oggi, pur essendo sabato, ci sono cose da dire, volevo una battuta rapida di tutti e quattro su Federico Chiesa. È lo stesso del campionato, è lo stesso che era a Firenze? Federico Chiesa. Si vede. È lo stesso che era a Firenze? Quello che hai visto stasera è quello che vedevi a Firenze? A Firenze lo abbiamo visto tante volte giocare benissimo, altrimenti la Juventus non avrebbe sborsato o dovrà sborsare la cifra che deve sborsare, quindi vuol dire che Chiesa quei milioni li merita e stasera ha dimostrato, fra l'altro è stato un gol che ha dimostrato la bravura di Chiesa, perché la palla gli è rimbalzata addosso ma lui è riuscito a controllarla col destro per il sinistro che è il suo piede e col sinistro ha fatto un tiro imparabile molto bello, fra l'altro. Robby, questo Chiesa di stasera è il Chiesa di Firenze? No, credo che sia migliorato Chiesa andando alla Juve senza togliere niente alla Fiorentina, perché sai, giocare anche con giocatori di un certo livello migliori anche solamente facendo allenamento, e credo che diventi un giocatore importante per Mancini quando lo fa partire dalla panchina. Quindi per te è l'uomo che rompe l'inerzia della partita? Sì, anche comunque, perché entra in un momento della partita dove gli altri sono più stanchi, lui con quei cambi di ritmo che ha li ammazza tutti quanti. Ricordiamoci che Berardi fino ad ora era stato all'attacco il migliore giocatore azzurro, e Chiesa ha dovuto sostituire Berardi e lo ha fatto in maniera... Direi meglio Chiesa di Berardi. In questo momento. Sai, a Firenze giocava tanti palloni e quindi era anche molto più appariscente nella Juventus, in nazionale soprattutto ne giocava molto meno. Cioè giocandone tanti correva anche il rischio di sbagliarne. Esatto, tanti, però la ragione di Roberto, secondo me, è cresciuto sotto l'aspetto del gioco, della qualità, pochi palloni ne gioca, ma ne gioca con più qualità, ne sbaglia meno in percentuale a prima. Ed è utile quando c'ha questi strappi, naturalmente, a gara in corso, che ti possono consentire la superiorità numerica di andare più facilmente in avanti in zona gol. Poi ha ancora ampi margini di miglioramento, però, ripeto, a Firenze giocavano per lui e quindi poteva permettersi già tanti palloni. Nella Juventus e nazionale ne gioca molti meno. Michi? No, secondo me è il Chiesa di Torino che ha fatto dei miglioramenti e poi ora queste cose non le fa con la regina, le fa a livello europeo. Un conto è giocare a carte col nonno a Briscola e un conto è andare a giocare a poker a Las Vegas. Sono due cose diverse. Greta, chiudiamo così con questa metafora del giocatore di carte, quale non è Michele Tossani, no. E finiamo nel mare magnum della Fiorentina. Parliamo di Viola iniziando da... Allora, iniziamo da Vlahovic, però volevo leggerti alcuni commenti riguardo alla nazionale. Sono d'accordo con le pagelle di Raffaello Paloscia, tutte giuste. Fanno alcune domande riguardo a Castrovilli, perché era in tribuna, è andato in gita, un po' di commenti. E in più dei commenti riguardo agli attaccanti. A questa nazionale fortissima manca un centravanti come Vlahovic. Infatti riguardo a Vlahovic non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo Viola. Secondo Sport Mediaset dicono che il giocatore non lascerà la Fiorentina per volere del presidente, qualsiasi tecnico arriverà a Firenze. In più un altro attaccante, Kakorin, dicono che può tornare in patria perché lo cercano delle squadre russe, però solo se viene offerta almeno 5 milioni alla Fiorentina, se no non lo lasciano andare. Io credo che lo cerchino certe squadre russe perché può darsi che abbia qualche debito o qualche cosa ancora che deve restituire. Sto scherzando ovviamente perché non capisco come facciano a cercarlo, essendo sparito dai radar di tutti qui in Italia compresi. Però... Come facciano a spendere 5 milioni? Perché... Beh, tu li hai spesi per comprarlo. Tante volte, come lo sai, gli obei a Milano, no? Come no? Ecco. Gianni, Vlahovic. Ma guarda che prima di pensare al mercato dei giocatori, la Fiorentina deve sistemare l'allenatore. Perché va bene aver preso un giocatore come Gonzalo Rodriguez e tutto quanto, ha fatto un investimento Nico di... Gonzalez. Gonzalo Rodriguez. Scusami.
È l'ora. Mezzanotte. Te la do buono per l'ora. Si chiama tutti Gonzales. No. Te la do buono per l'ora. Perché l'operazione è giusta, aver speso su un giocatore sicuramente importante come l'argentino, 27 milioni, 3 milioni che poi sarebbero di più comunque per riscattare Sottil, ma ora sul mercato in entrata e in uscita del giocatore, la Fiorentina si deve fermare, deve decidere quale allenatore puntare, perché non vuole poi dopo ci si che altro manca poco più di due settimane al ritiro di Moena. Questo no, è un dato non vorrei poi dopo ci si ritrovasse con la società che compra dei giocatori o manda via dei giocatori, poi o prendi un allenatore italiano o ne prendi un altro Fonseca o prendi il punto interrogativo perché ancora non si sa dove andrà a finire, e poi a quel punto ti ritrovi con dei giocatori che non possono andare bene o quelli che sono andati via che invece potevano andare bene. Quindi il mercato in entrata e in uscita in questo momento è fermo. Vlahovic, io credo che la Fiorentina non si possa assolutamente permettere di venderlo, non lo deve vendere perché ci deve puntare. Poi in una situazione del genere non si può permettere di venderlo perché credo verrebbe giù, dopo tutto quello che è successo da Gattuso in poi, verrebbe giù il mondo. Raffa. Noi ce l'avevamo visti domenica qui, sì. No? Oggi è sabato, sono passati sei giorni e non è cambiato assolutamente nulla in questi sei giorni, nonostante la Fiorentina abbia urgente bisogno di ingaggiare l'allenatore anche per i motivi... Siete sicuri che abbia urgente bisogno? No, doveva averlo già preso. No, cioè, doveva già esserci. Guarda, la Fiorentina è stata è stata bravissima ad anticipare tutti, a prendere Gattuso e a lasciare agli altri le decisioni che dovevano prendere. Poi è successo quello che è successo a un Gattuso ed è ritornato indietro, ha fatto come gambe, è tornato indietro e in un impasse pazzesca ora non sa dove andare, se riuscirà a convincere o meno l'italiano, se troveranno l'accordo con lo Spezia, o andrà su Fonseca, o andrà su Ranieri, o andrà su un altro allenatore. Non c'è un'idea vera e propria. Nel momento che è successo quello che è successo a un Gattuso, decide di andare su italiano, sa che c'è una clausola rescissoria, bene, prendi, la paghi e lo porti a Firenze. Se non fai questo, c'è qualche cosa che non torna, c'è qualche cosa che non vero, va. Se è vero che italiano ancora non è venuto qui perché la Fiorentina non vuol pagare il milione che c'è nel contratto di rescissione di italiano, veramente siamo alle follie. In questi sei giorni, sul piano giornalistico, l'unica cosa da ricordare è la violentissima lite fra Antognoni e Sconcerti. Ecco. Poi su Antognoni arriviamo e su questo argomento ancora dopo, però io volevo restare per un attimo con Michele. Mi aspettavo di avere notizie sulla Fiorentina e soprattutto, io torno a ripetere, l'allenatore è un problema troppo urgente. I ben informati dicono che oggi è sabato, massimo martedì si dovrebbe sapere tutto. Martedì? Oh. Ma di che settimana? Settimana prossima. La plomb inglese di Michele Tossani. Tutto su italiano si saprà martedì. No, tutto. Se è italiano, se è francese, se è austriaco, chi sarà l'allenatore della Fiorentina. Michele, la mia provocazione prima, ma è così necessario sapere chi è l'allenatore? Se il concetto è tu allenatore alleni quello che ti do io. Se il concetto è quello si parte già male, perché si è già visto quello che diceva Gianni, cioè, è un déjà vu, perché l'anno scorso che è successo? Si è fatta la squadra per un allenatore e poi si è chiamato, si è tenuto un altro. Che si fa? Si ripete di nuovo la stessa cosa? Non so, cioè, perché errare è umano, ma perseverare è diabolico. Quindi la malcama, la campagna acquisti, un minimo la devi fare con l'allenatore. Poi, chiaro, l'allenatore non è che ti dice compra Messi, grazie. Però la campagna acquisti si fa un pochino insieme all'allenatore, tant'è vero che mi sembra che quello sia uno dei motivi per cui è saltato tutto a carte 48 il castello Gattuso. Quindi se fanno la squadra mentre aspettano l'allenatore, si aspetta, poi se arriva il ritiro di Moena dice chi c'è libero, si parte subito male secondo me. Giorgio, quanto sia importante sapere chi è l'allenatore, te lo hanno dimostrato la Juventus e l'Inter.
Allegri e Inzaghi è stata la prima mossa che la Juventus e l'Inter hanno fatto ma sul la Fiorentina mercato, l'aveva fatta la ma mossa, l'hanno fatta appena finito il campionato, non ora, capito? Ma la Fiorentina aveva preso l'allenatore, era Gattuso. È stata anche una delle prime. La prima in assoluto. La prima, adesso è l'ultima. Era partita come prima, adesso è l'ultima. Proprio per tutta questa. Ha detto Gianni: il gioco dell'Oja, cioè andava avanti e poi. C'è soltanto la Sampdoria, mi pare ancora. Credo... E lo Spezia di conseguenza. Allora, se non sbaglio, domani uscirà un articolo. Credo che in Europa tra il campionato inglese sono 3, in Italia 2. Credo ci sia uno in Francia, insomma sono 6 le squadre che ancora sono 2 anche in Angola. Ecco. Di Europa e tira fuori l'Angola, ovviamente 6 squadre in tutta Europa. Roberto, no, poi c'è da dire che il 9 di luglio la Fiorentina si ritroverà al centro sportivo dopo da sole. Questo però l'aveva deciso Gattuso. C'è un altro problema. L'aveva deciso Gattuso, quindi ci sta che posticiperanno la data di ritrovo. No, c'è corretto anche... questo punto. Sì. No, ma c'è anche una cosa. Io da a me non sono cambiate le cose, però mi risulta di solito i giocatori quando sono in trattativa una squadra dicono chi è l'allenatore? Dici che se si viene alla cieca? Non credo. Qualcuno sì, forse, ma quelli più diciamo blasonati o che più importanti ti chiedono ma chi è l'allenatore? Io a questo punto l'unico allenatore che potrebbe rassicurarmi per la sua esperienza e per la sua bravura è Ranieri, il resto non conta assolutamente nulla. Stavo proprio per arrivare a questo tipo di analisi di studio. Tra i nomi Italiano, Liverani, Ranieri, Heinz, Fonseca. No, sono ancora Montella, no, basta. Roby, fammi la tua classifica di questi 5. Ma io te l'ho detto anche prima. Ranieri. Per me è l'unico Ranieri perché... Ma verrebbe Ranieri, secondo te? Ma io penso di sì, perché credo che, secondo il mio parere, Ranieri è l'unico che possa dare un indirizzo anche... I movimenti e soprattutto società. Allora, tu voti che qui Ranieri. Hanno bisogno vota Ranieri anche, un allenatore del genere. Vota Ranieri anche Raffaello. Ranieri perché conosce l'ambiente, conosce Firenze, conosce i fiorentini, conosce tutto il calcio europeo. Mi dà garanzie. Mi dà garanzie, cosa che non mi dà nessuno degli altri. Allora, Gianni, dobbiamo ritornare a fare questo solito discorso. Con Gattuso l'asticella si era alzata, senza Gattuso l'asticella è ritornata alla base. Se viene Italiano l'asticella la metti più bassa di come l'avevi messa con Gattuso, giusto? In teoria sì, però dipende dai giocatori e poi dopo il mercato farà la Fiorentina. Con Ranieri? Allora, il concetto è che si può fare, nel senso che con Gattuso o con Italiano comunque sia c'è un'idea, o più alto l'asticella o più bassa eccetera, c'è comunque l'idea di un progetto biennale, triennale, di partire con un allenatore e di far crescere i giocatori, far crescere la squadra e farla diventare sempre più competitiva. Ranieri, bene, si porta a Firenze per cosa? Per una stagione in attesa che poi il prossimo anno venga scelto un nuovo allenatore su cui costruirci un progetto, quindi allora per un altro anno di transizione sperando di non lottare per l'ennesimo anno e non retrocedere, o ci devi costruire un progetto su Ranieri? Boh. Dovrebbe capire questo. Forse dovrebbe Liberani? Nemmeno cosa? Allora, non costruisci hai bisogno, niente con in questo momento hai bisogno di ridare entusiasmo e un minimo di far sognare i tifosi e la gente, soprattutto quello che è successo. Retrocesso, quello che è successo e tutto quanto, come fai a portare Liverani in questo momento? Cioè non hai nemmeno tutta una struttura, una squadra e una situazione che ti potrebbe reggere un Liverani che ha bisogno anche lui comunque di tempo e quindi potrebbe incontrare. No, ma probabilmente anche in italiano, ma comunque Italiano viene da un campionato con lo Spezia dove ha fatto bene. Lo so, se devo prendere un allenatore per costruire le basi su cui dopo costruirci una Fiorentina importante, può prendere Benitez.
Può prendere Benitez. Però Benitez richiede mercato, cioè torni comunque alla situazione vediamo. Di Gattuso. Che vediamo. Differenza io c'è tra Ranieri e Benitez? Dimmi. Differenza tra Ranieri e Benitez? Secondo me, Raffaello. Secondo me, le mura all'interno del centro sportivo, dello stadio, eccetera, hanno bisogno di vedere, ma sto parlando di allenatori, giocatori, di tutto, facce nuove. Hanno bisogno di vedere facce nuove. Riportare Ranieri, che probabilmente farebbe anche bene la Fiorentina, ma c'è il rischio di ritornare a rivedere le stesse situazioni. Cioè, chi vuole rivedere Sosa, se gli vuole smetteranno magari, di rompere magari, le scatole. Magari con il miglior centravanti del mondo magari. Non ha vinto una partita al campionato europeo. Non mi interessa, la Polonia non mi interessa, si sta parlando di allenatori, la Polonia a me non mi interessa. Ma tutte quelle con cui ha fallito fino ad ora non ti interessano? Benissimo. Michi? Su cosa? Sulla Polonia? Stavi dicendo... No, sulla Polonia è tanto che si aspetta che esploda, però non è che c'aveva solo Lewandowski. C'aveva altri 10 scarponi con i quali ha cercato di fare quello che poteva. Ha bisogno la Fiorentina di aria nuova? Perché secondo te, cioè, tu non useresti Ranieri? Allora, quelli che vorrei io o quelli che secondo me potrebbero essere più adatti? Quelli che vorresti tu, mi interessano di più. Io farei come cioè, porterei qualcosa di nuovo indicando tipo? Una direzione. Heinz, Fonseca, Benitez indicherebbero una direzione ben precisa. Però non credo che la società voglia fare un passo del genere. Heinz, fra l'altro, se fosse successo quello che è successo con Gattuso, dopo 2 secondi, cioè non avrebbe aspettato una settimana, avrebbe mandato a quel paese dopo 2 ore. Quindi conoscendo il soggetto. E credo che Ranieri possa essere il più adatto per questa situazione, ma lo dico con tristezza. Perché riproporre Ranieri vuol dire fare il solito campionato da 10º-12º posto e vivacchiare così in attesa di fortuna migliore. Roberto, su. Il campionato che ha fatto quest'anno ha vinto quasi uno scudetto portando la Sampdoria al posto in cui ha portato. Quindi mi sembra che anche nel campionato italiano Ranieri... Roberto, la risposta ma nella situazione attuale ci vuole un allenatore esperto, come si diceva prima. Secondo me sarebbe adatto Ranieri, e lo dico con tristezza per questo motivo, perché Ranieri gli va bene quello che gli dai, tanto ormai ha raggiunto la pace quando ha vinto lo scudetto con il Leicester, e poi ti può fare, che credo serva alla società, da parafulmine, perché comunque va lui in conferenza, fa lì, fa allora là, sentiamo il nostro allenatore studio dopo la pubblicità. Grazie Giovanni Testa, che è ancora sveglissimo e prontissimo al banco tasti. Se vuoi gustare un caffè di ottima qualità, lo puoi trovare a Prato da Lombardi Caffè. La tradizione del buon caffè passa di qui. Dal 1980, punto vendita diretta di cialde e capsule delle migliori marche e compatibili. Vuoi un servizio ancora più comodo? Nessun problema. Con una semplice email o con una telefonata riceverai a casa il tuo caffè. Inoltre, Lombardi Caffè fornisce in comodato d'uso le proprie macchine per il caffè per tutte le aziende di Firenze, Prato e Pistoia. Da quest'anno anche punto in viola per trasformare i tuoi acquisti in premi ed emozioni. L'Isol Coperture di Prato è specializzata nella vendita e progettazione di sistemi per l'isolamento e l'impermeabilizzazione. Progetta e realizza sistemi impermeabili per qualsiasi tipo di copertura, vasche, laghi artificiali per la raccolta delle acque, vasche per la fitodepurazione, strutture interrate, fondazioni e parcheggi, con i sistemi tecnologicamente più avanzati. Soluzioni garantibili sino a 20 anni. Isol Coperture. Certificata con attestazione SOA OS8. Valle dei Fiori a Pescia, parrucche donna, tupè uomo, anche per chemioterapia. Consulenza, professionalità e discrezione per risolvere ogni esigenza dei nostri clienti. Prodotti di qualità, in capelli veri e sintetici, con una vastissima gamma di modelli, taglie e colori. Rivolgetevi con fiducia a Valle dei Fiori, via Marconi 67 Pescia,
siamo a vostra disposizione con professionalità e riservatezza. La tipografia Baroni e Gori, dal 1968, è presente nel settore della stampa editoriale, commerciale, packaging, etichette, campionari tessili, sviluppo grafico e pubblicitario. Facciamo parte del circuito Inviola. Acquista da noi la tua raccolta punti. Se non hai ancora una card, chiedila a noi. Visita la nostra pagina Facebook o il nostro sito baroniegori.it. Contattaci per un preventivo gratuito. Ci trovi a Prato, in via Fonda di Mezzana 55P, con entrata da via Sabadell. Vuoi sostituire il tuo vecchio climatizzatore? Oppure hai bisogno di una nuova installazione? O forse, più semplicemente, vorresti igienizzare il tuo impianto e non sai a chi rivolgerti? CEC System offre tutte queste possibilità, vantando un'esperienza pluriennale nel settore. Contattaci e scoprirai il nostro servizio All Inclusive, dall'efficientamento energetico al design ricercato, dal servizio manutentivo all'igienizzazione, passando per gli incentivi e detrazioni fiscali. Insomma, la nostra professionalità al servizio della vostra estate. Incorniciate dalle bellezze naturali dell'Isola d'Elba, immersi nella campagna elbana, a pochi passi dalla spiaggia di Marina di Campo, appartamenti dai Balleri, arredati con cura, completi di ogni comfort, quiete e relax garantiti. Per una vacanza indimenticabile, appartamenti dai Balleri, www.casevacanzadaiballeri.com. Eccoci qua, pronti via per l'ultima parte, ovviamente avendo cominciato più tardi, finiamo anche più tardi questa sera. Roberto, dal punto di vista delle considerazioni che hanno fatto Gianni e Michele, la scelta dell'allenatore per te quest'anno è davvero così strategica o si può fare ancora un anno di così? Ma io credo che i nomi che sono stati fatti non verranno di sicuro. Cioè parli di Benitez, sì, parli di Fonseca, Heinz non deve venire, Heinz no, sarebbe una bella occasione. Sì, ma io credo che c'è troppo pressoppochismo. Troppa poca chiarezza. Io credo che anche il nome di Ranieri viene fatto perché secondo me, non perché, come diceva Michele, sì. Ranieri oramai gli va bene tutto, se gli andava bene tutto rimaneva la Sampdoria. Cioè anche lui, però io credo che vada bene Ranieri perché in questo momento qui, in questa Fiorentina dove c'è un po' di confusione, diciamo, non c'è tanto chiarezza, ci vuole un allenatore dove la Fiorentina le critiche le possano avere con le spalle grosse lui. C'è un contraltare subito. E poi io non è mica detto che non si può incominciare a programmare con Ranieri. Io credo che si possa incominciare anche a programmare con Ranieri per poi passare il testimone a uno che deve essere pronto per poi fare il salto di qualità. Perché tanto io credo che non dobbiamo pensare a cose pindariche quest'anno. Io credo che secondo ancora me... no? Secondo me no. Io tutte queste cose di dire ci vuole... mi piacerebbe, ma io credo che cose no. Allegre, facce nuove... No. Ha detto cose giustissime Roberto, la Fiorentina è una squadra, una società, una squadra tutta da ricostruire e ci vuole secondo me una personalità come Ranieri che conosce tutto, ecco. Io torno a ripetere, non vedo altre alternative proprio valide, se poi viene fuori il nome. Allora, noi come al solito facciamo sempre questo tipo di discorso. Il nostro è un borsino in itinere. Noi siamo il listino di borsa che a seconda della giornata stabilisce crescita o calo di azioni. In questo momento le azioni della Fiorentina sono in... Calo. Calo. Michele, calo? In ribasso. In ribasso.
voi due non ve lo chiedo anche, nemmeno. Anche la situazione Antonioni è la chiara dimostrazione. Bravo, stavo proprio arrivando a questo. Dico, ma cos'è la Fiorentina attuale? Ecco, secondo te è più nell'immaginifico del tifoso fiorentino, è peggio stare in questa situazione di impasse, che è comunque caratterizzata da voglia di non mancare di rispetto alla proprietà americana, colloqui, bambabi, bumba, o la decisione abbastanza specifica, almeno ad oggi, di non fare passi indietro nei confronti di Antonioni? Secondo te, cosa è più grave delle due cose? La seconda teoria è largamente più valida. Roby, tu che conosci un po' l'ambiente? Ma io credo che... Perché si è arrivati a questo punto con Giancarlo Antonioni? Sinceramente non lo capisco, non lo so. Io, se fossi stato Antonio, avrei detto... Ciao. Vabbè, no, a parte ciao, ma se devo fare una scelta per... mi sarei fatto dare il settore giovanile. Che è quello che gli vogliono dare? No, loro gli vogliono dare lo scouting del settore giovanile, che è una cosa. Io invece dico, io sono Antonioni... Sono un intenditore di calcio e mi date il settore giovanile. Allora a quel punto lì Antonio secondo me metteva un po' le spalle al muro anche la società, perché io sono disposto anche a rimanere e non dico fare un passo indietro, però mettere la mia competenza a vostra disposizione in un certo ruolo, perché credo che un ruolo di certa competenza deve averlo Antonio. Ecco, è meglio che se ne vada. Non ho capito assolutamente l'intervento di Sconcerti, largamente offensivo nei confronti di Antonioni, quasi come se in tutti questi anni Firenze sta regalando dei soldi ad Antonioni, secondo Sconcerti. Ma... Però Gianni, una cosa nasce spontanea. Con i Della Valle ci si è impiegato 15 anni per farli entrare. Con questa proprietà ci si è impiegato 2 anni a farlo quasi uscire. Perché non si riesce a ritagliarli, forse ci arrivo alla quarta, un ruolo adatto? In questo caso andrebbe chiesto la Fiorentina. Ma secondo te perché? Ma io vedi, non riesco ancora a capire perché nella proposta è stata fatta a Giancarlo non gli è stato rinnovato il lavoro che già faceva. Mi domando, se non mi riproponi lo stesso ruolo, i motivi sono due: o hai giudicato insufficiente il lavoro che io ho fatto e di conseguenza mi metti a fare un'altra cosa, probabilmente al ribasso, oppure sei stato contento di quello che ho fatto e mi dai una promozione e vado a fare un'altra cosa. E qui invece, se Giancarlo ancora sta riflettendo sulla proposta della Fiorentina, alla scadenza del contratto parlerà nuovamente con i dirigenti Viola e vedrà se c'è la possibilità di andare avanti oppure no, fa pensare che c'è un ridimensionamento anche verso di lui. Ora, una figura come Giancarlo, l'esperienza di Giancarlo e tutto quanto, ridurre ulteriormente in una società che, come all'epoca della Valle, come in questa, di fiorentinità all'interno, Giancarlo è un fiorentino acquisito, ma è fiorentino, non c'è. La domanda da farsi è anche quella. La domanda, cioè, ma è facile da capire. Cioè, in questa società, in questa dirigenza, non ci vogliono giocatori o ex giocatori o chi è stato un fiorentino vero, cioè uno che è stato dentro nella Fiorentina, perché vedi anche il settore giovanile, cambiamenti di un sacco di allenatori. Donadelli è mandato via, tutti allenatori via. Di un certo tipo, e perciò anche qui dimostrano che della fiorentinità a questa società non gliene frega niente. Perché allora Michele Tossani il Milan recupera Paolo Maldini? Perché Michele Tossani la Juventus coopta Pavel Nedved? Perché Iglitare è diventato, dopo che calciatore direttore sportivo della Lazio,
Perché? Zanetti all'Inter. Bravo, stavo arrivando Zanetti all'Inter. Perché il ruolo che fa Zanetti all'Inter non lo può fare Antonioni alla Fiorentina. Non è che faccia poi granché Zanetti all'Inter. Ho capito, ma vicepresidente eccetera non lo può fare Antonioni alla Fiorentina? Cioè non ha potere decisionale Zanetti all'Inter. Sotto benissimo, certi d'accordo. Ma, vorrei capire quale dirigente nel mondo del calcio, tolti i presidenti e tirano fuori i soldi, ha potere decisionale. Questo sono d'accordo. Michi? Ma... Perché? Non lo so, perché anche la Roma. Anche la Roma è così, per esempio. O no? Anche la Roma è così, per esempio. Non è stato fatto. È stato fatto fuori Totti, a parte lui aveva delle pretese assurde, ma comunque non è stato fatto rientrare da Pallotta. È arrivato Friedkin, per ora mi sembra non se ne faccia né qua né là di farlo rientrare. Hanno allontanato anche De Rossi. È un po' quello che è successo qui. Io su Antonioni la cosa che non capisco, e lo dico in maniera ironica ovviamente, è perché sia stato preso. Perché hai preso comunque uno di... perché poi si contano sulle dita di una mano gli ex fuori classe che poi sono in grado anche di fare, di trovare i giocatori o di fare un certo tipo di lavoro dirigenziale. Ricordiamoci quando c'era Cecchi Gori. Se fosse stato Brantognoni sarebbero venuti Asprilla, Thuram, Stanic, tutti i giocatori lì che lui aveva adocchiato prima che poi diventassero quei giocatori che sappiamo. Quindi ha preso non solo un simbolo della fiorentinità come hanno fatto con Zanetti o con altre squadre, eccetera, ma ha preso uno che ci capiva e non gli ha fatto fare nulla, perché l'unica cosa che faceva era andare in conferenza stampa prima o dopo le partite, poi ha smesso, non gli hanno fatto fare più nemmeno quello. Quindi già mi chiedevo, cioè, come mai hai un capitale, cioè, come se io avessi in un giornale uno che sa scrivere, che fa gli editoriali bene, che è bravo, però lo metto a portare il caffè a un altro perché non so che farlo. E poi ora gli fai una proposta chiaramente a ribasso, come a dire guarda, ti faccio questa proposta a ribasso, sì, te ne vai te, e la colpa poi è tua, che sei te che hai detto sei andato via, non hai accettato, e sei andato via. E quindi sono due cose... contemporaneamente non mi spiego. Sarà un mistero almeno fino a lunedì, quando c'è l'ennesimo incontro tra società e Antonioni, e anche lì cercheremo di capire. Io credo che lunedì e martedì saranno 48 ore belle toste per la dirigenza della Fiorentina. Posso dire l'ultima cosa? Tanti messaggi, anche ieri sera è venuto e tornato il nome di Iachini. Dicono tornerà Iachini, non so se Iachini accetterà di tornare ad allenare la Fiorentina, ecco. A prendere le ultime cose e poi credo. Credo. Però Iachini credo che sia più sulla voglia della polemica a tutti i costi, perché Iachini sarebbe veramente... Allora, 12 minuti alla fine di questa ora, spostate in avanti, caro Raffaello, testiamo la vostra preparazione per il fotoquiz. Incominciamo no, come... Io non posso farlo. No, tu puoi partecipare perché stasera hai l'occasione per portarti avanti. Chiama Stefano, per favore, chiama Stefano. Tre compleanni per quello che riguarda gli ex Viola, anzi, uno in rosa e due ex. Il primo è quello di Antonio Rosati, attualmente terzo portiere della Fiorentina, che compie oggi 38 anni. Il secondo, sfido Gianni Ceccarelli a ricordarselo. Argentino di nome di battesimo Cristian, di cognome Cristian. Oggi fa 35 anni. Fece 5 presenze e 0 gol in maglia viola. Me lo ricordo anch'io solo perché era curioso, perché si giocava sul suo cognome. No, Iama. Proprio cancellato. Via. Cancellato. Totalmente cancellato. Terzo compleanno, guardate. Giovanni Guerini. Cos'è? Ha fatto le foto. No, ma ho sbagliato stavolta. Ho fatto male. Perché non c'entra assolutamente nulla. Guardate questa fotografia qui per capire chi allora, può essere. Il giocatore della Juventus. Che era un ex Fiorentina. Ma se riconosci. Se riconosci l'uomo senza punto interrogativo, riesci a capire chi è. È l'ex direttore sportivo della Juventus. Che si chiama? Secco. Alessio Secco. Sì. Che comprò? Felipe Melo. Bravo, Felipe Melo proprio, maglia bianconera numero 4. Quanti anni fa? 25. Non mi ricordo più. A Torino ancora lo stiamo cercando. Sì, nel 2009. No, ma quanti anni fa lui?
Chi? Melo? Felipe Melo. Melo ne fa 38. 38. Atleta di Torino lo stanno ancora cercando. Lo stanno ancora cercando. Ovviamente questa non era la domanda per colpo. Quello che riguarda... Quella fu una grande cessione. Una grande cessione di Pantaleo Corvino inventata. Allora, foto numero 3. Comunque compiva gli anni anche Giovanni Guerini oggi. Sì, vabbè, auguri anche a Giovanni Guerini, Stefano Borgi ricorda. Chi è questo signore che vediamo in fotografia? No, Annibale Fossi. Perché vi facciamo questa? Perché vi abbiamo fatto vedere questa fotografia? Perché Annibale Frossi, tra l'altro, è Raffaello. Uno dei pochi giocatori al mondo che ha sempre giocato con gli occhiali. Messi fermati dietro con due striscine di cerotto, allora all'epoca c'erano i cerotti in nastro. E ha vinto le Olimpiadi, fra l'altro. Perfetto, bravissimo. Ed era anche il teorico di che cosa? Che se nessuno sbaglia la partita. 0-0. Ed è da lui, proprio dal professore con gli occhiali, che prese, come si usava dire una volta, il risultato 0-0, il risultato a occhiali. Fu proprio lui. Allora, Italia-Austria, visto oggi, stasera, visto Annibale Frossi, si sono affrontate 59 volte, tra cui anche una finale del 34, due confronti vittoriosi, Argentina 74 e Francia 98, ma la più importante è sicuramente Italia-Austria 2-1 del 1936, finalissima dell'Olimpiadi di Berlino, decisa proprio da una doppietta di Frossi. Passo. No, e qui invece ci arrivi. Qui invece ci arrivi, perché abbiamo preso la Fiorentina, l'Austria e abbiamo fatto un mix, per cui è venuto fuori un pastone viola austriaco. A proposito del pastone viola austriaco, Manninger. Qua. Allora hai fatto le fotografie tu. No, non è che gli ha dati. Quanti calciatori austriaci hanno militato nella Fiorentina? Attento, dal 26 ad oggi. Vabbè, Manninger l'hai preso. Manninger. Io so che sicuramente gli allenatori austriaci sono stati più numerosi. Gli allenatori non sono oggetto di domanda stasera. Quanti giocatori austriaci in maglia viola? 5. Manninger, mi ricordavo anche io. Michi? 3. Ha vinto a mani basse Gianni Ceccarelli, perché Manninger è stato l'unico giocatore austriaco a vestire la maglia viola. Però ci sono stati, sempre nella storia, Stefano Borgi. Non l'hai nemmeno detto, è detto solo un nome lui. E uno ha giocato, uno è Riaco che ha giocato alla Fiorentina, uno era, e uno che Stefano l'avrebbe contestata questa domanda. Perché? La stessa risposta. Perché? Manninger, tra l'altro, dopo la Fiorentina è andato a giocare nella? Nella Juve. Bravissimo. Nella storia della Fiorentina, quanti sono i portieri che hanno fatto portieri che hanno fatto Fiorentina-Juventus? Uno è Sarti, sicuramente. Poi? Landucci? No. Neto, secondo. Neto, bene. Sarti, Manninger, Neto, 3. Manninger. Uno fresco abbastanza, toscano, che ha giocato di là, ha fatto quasi sempre il secondo nella Juventus, qui ha fatto qualche partita da titolare. Cioè, chi è? Carmignani? Bravo, Carmignani, siamo ancora indietro. Poi c'era un altro che nella Juventus ha fatto solo il secondo, ma solo il secondo. Che è Alessandrelli. Ah già, Alessandrelli. Di Arezzo. Esatto. E ci mettiamo anche Marco Storari, sì, che ha giocato a Firenze e poi ha giocato. Ci sarebbe anche Dino Zoff, volendo, però qui ha fatto l'allenatore. Allora, tre curiosità, una ti riguarda, Raffaello. Francesco Rosetta, capitano del primo scudetto, ha esordito in nazionale, te lo ricordi? A Firenze dove? Contro l'Austria. 1900, l'anno in cui è morto 49, il Torino, 49. Bravissimo, 49. Bravissimo Raffaello. Ti ricordi come finì quella partita? Vinse l'Italia, segnò il mio idolo Gino Cappello, centravanti del Bologna, segnò il primo gol eccezionale, con il pubblico che piangeva perché il Torino era morto neanche un mese prima. E mi ricordo di essere andato in maratona, la partita cominciava alle 2:30. Mamma mia, Stefano, ti ha bagnato il naso stasera Raffaello la grandissima, anche cose che tu non sapevi neanche esistessero.
Mentre invece Gianni e Michele devono dirmi quali sono i due viola azzurri che hanno segnato all'Austria nella storia. Sono due importanti per la Fiorentina. Uno perché è stato giocatore e anche allenatore. Antonioni. No, allenatore. Antonioni allenato. Anche allenato Antonioni. No, però di sfuggita. Un pochino a un allenatore un po' più peso. Ah. Che ha fatto anche tanto in nazionale, è stato uno dei protagonisti della famosa Italia-Germania. De Sisti. Giancarlo De Sisti ha segnato due volte all'Austria e l'altro è una punta di piemontese. Ha fatto gol, fiorentino all'Austria. Una punta piemontese, non è che ce ne siano state tante di punte piemontesi, nato a Biella. Chi ne ha? Ma a quest'ora io... Alberto Gilardino. Domani invece... Non è mia famoso. Come Gilardino è famoso. Domani invece saranno, e questo ve lo ricorderete assolutamente tutti, 8 anni che ci ha lasciato Stefano Borconovo. E Stefano aveva disputato appena 3 partite in nazionale, una di queste al Prater di Vienna. Rete di un altro ex, finì 0-1, vinse l'Italia 1-0, segnò Nicola Berti. Questo è tanto per chiudere il fotoquizzone di Stefano Borgi. E per chiudere la trasmissione, così vi addormentate belli tranquilli, qui è territorio di Michele Tossani. Quante volte, queste sono le nostre domande sull'Italia e sugli europei, quante volte l'Italia è arrivata quarta nei campionati europei? Guarda i suggerimenti della grafica, 2 volte, 3 volte, 1 volta. Quarta? Quarta. Ma una sicuramente, a un certo punto... una sicuramente in Argentina. Parliamo degli europei. Roberto, mezzanotte e mezza, perché è brillantissimo! A un certo punto, brillantissimo! No, però a un certo punto hanno tolto anche Brasile, le finali. A un certo punto hanno tolto anche le finali del terzo e quarto posto. Quindi, appunto, quindi? Una volta. Bravissimo. E potremo vedere anche, se Giovanni Testa ce la fa, la sintesi della finalina per il terzo e quarto posto, che da quella edizione dell'Europeo, dove ti ricordi quando arrivò quarta? Nell'80, l'Europeo in casa. E da quell'edizione sono state tolte le finaline, chiamiamolo così. Fu una delle partite più lunghe della storia dell'Italia, finì 1-1 nei tempi regolamentari e venne decisa da una serie interminabili di rigori chiusi dall'errore all'ultimo tiro. Vi ricordate di chi? Non te lo ricordi? Fu anche questo, non li tirava quasi mai. L'ho studiato dopo poi, perché avevo 2 anni. Fulvio Collovati, il risultato fu di 9-8. Hanno fatto tirare un rigore a Collovati. Per gli avversari. Questa sequenza dei rigori è quella più lunga mai effettuata nella storia dei campionati europei. E in quella edizione, però, questo è proprio l'errore principale, in quella edizione... 4 italiani. Se c'era il Barri da Magolo. Furono inseriti nei migliori 11 della manifestazione: Zoff, Gentile, Scirea e Tardelli. I 4 italiani. Cioè, dove l'avete preso questi filmati qui? Dall'Algeria? C'era scritto in... Sì, da Al Jazeera. Saltiamo la seconda domanda, che ce la teniamo perché sennò siamo lunghi. Volevo andare sui soprannomi. Questa sera oggetto di soprannome è Claudio Gentile. Vi ricordate come era soprannominato Claudio Gentile? Gheddafi, la risposta è corretta. Perché era soprannominato Gheddafi? È nato in Libia. Ma qual è il retroscena di questa cosa qui, che non molti sanno? Che lui odiava essere chiamato Gheddafi, era un soprannome che ha sempre rifiutato, perché dice non si rendevano conto quelli che mi chiamavano così di quanto detestassi quel soprannome, perché sapevo che cosa Gheddafi aveva fatto agli italiani e ai miei parenti. Scapparono a casa sua. Come preferiva invece essere chiamato Gentile come soprannome? Che ricorda un pochino il nome di una grande ala del Real Madrid. Gento.
Bravo. Vabbè, Roberto, così è facile però. Gento. Sì, bravi. Un po' addormentati vista l'ora, ma bravi. Andiamo bene. Comunque ho vinto io, per l'ultima domanda. Certo, chi è? Siamo addormentati perché si è vista l'Italia. Ci ha fatto addormentare l'Italia, diciamo. Certo, sì, perché adesso vediamo se sabato prossimo, quando ritorni Michi, saremo in un orario più consono. Con voi tre, più Stefano Cecchi, ci rivediamo venerdì prossimo, 2 luglio, post Italia, l'ora non ve lo diciamo. Ci sarà anche Greta Beccaglia, che in quell'occasione, Greta, salterai ovviamente la tua diretta delle 9 per non andare contro Italia o Belgio o Portogallo. Chi vuoi, Belgio o Portogallo? Ma io preferisco il Portogallo, guarda. Roby? Anch'io. Gianni? Belgio. Michi? Per come giochiamo noi, meglio il Portogallo. Greta? Portogallo. Un plebiscito per il Portogallo, e ovviamente, come succede così, avremo Belgio. Ovviamente questo è normale, è regolare. Grazie a Giovanni Testa, che è stato prontissimo come sempre a ogni tipo di necessità di questa trasmissione. Grazie a Leo, che è stato in studio. Grazie a voi che ci avete seguito fino a quest'ora. Domani sera saremo ancora qui 20:45 a seguire Belgio-Portogallo. Ma attenzione, abbiamo preparato un quintale di cose in chiave fiorentina, e non solo, perché domani ci sarà tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto mercato.